Sono nata senza corpo. Dalla nascita mi sono lasciata dimenticare. Sono un niente che deambula dall'altra parte dello specchio. Mi sento incisa nel nulla. Le parole delle donne anoressiche e buliche mi accompagnano da anni come una musica di sottofondo, nelle nate tristi che si assomigliano. Canti intrisi di dolore e di nostalgia che tessono i fili del mio ascolto, ritmano i silenzi e smuovono di continuo il mio pensiero. Queste donne mi insediano letteralmente contro la mia volontà, tirantiche per il terrore di essere ancora trascurate, e tentano senza freddo di gridare in un vuoto stridente, trascinandosi come ombre in deserti sconosciuti da tutti. Ebbre di sé che di sconforto, al limite dell'agonia, si sentono già morte. Queste sono le prime parole di Soledad, bisbigliate come un soffio. I miei genitori mi hanno dimenticato la mia parte. Mi sento vagare nell'aria come un uccello. Tutti gli uccelli hanno un nido da cui provengono, in cui possono rifugiarsi. Io non ho avuto un nido, non ho avuto genitori, e aspetto. Aspetto che mi si ami, che mi si indichi la strada. Aspetto di iniziare a vivere, di avere un desiderio, di essere capace di amare, di avere un corpo tutto mio. Mi sento imprigionata all'interno in un vuoto pieno di lacrime, che aspetto. Le loro voci sorgono dal fondo del tempo come uno stillicidio con corde di lacrime e di stelle, interrotto improvvisamente da una raffica di tuoni che scrosciano un silenzio siderale. Mute spariscono dietro la galassia da cui ci spiano, disperate. Stelle fantasma da milioni di anni nel vuoto siderale continuano ad aspettare. Stella dice: ho scelto un destino sublime, non conservare nulla di me, dell'io di prima, dell'io che la mamma aveva scelto per me, se potessi definire così questo oblio totale. Mi sento impressionata dalla mia disinvoltura che sfiora l'insolenza con cui mi abbandono alla spogliazione di me stessa, poi a niente, a nulla. Porto in me il tessuto straziante di queste pazienti, ombre smarrite alla ricerca del proprio corpo. Orfane, esse errano instancabilmente nel solco dell'assenza. Con il passare del tempo non ho più voluto essere l'unica depositaria del loro segreto, la sola testimone della loro esistenza, la guardiana invisibile della loro immagine. Dovevo trovare una risposta a tutte queste domande. Come hanno potuto perdere il loro corpo? Per quali ragioni continuano a distruggersi con troppo o troppo poco cibo in un flirt incessante con la morte? Perché, come stelle filanti, chiedono aiuto svanendo nel nulla, rendendoci complici ed impotenti? E infine, come possiamo aiutarle a rinnovare il loro corpo, il loro corpo precipitato in fondo al pozzo del tempo, nella profondità dell'oblio? Sono nata senza corpo, sono incisa nel nulla. Queste parole delle pazienti buliniche anoressiche descrivono il dolore di avere un corpo infinito, senza limiti, senza peso, senza immagini, che resta invisibile e volatile, non riuscendo ad ancorarsi al suolo e a imprimere tracce della sua esistenza. Quindi, per sentirsi vive, prendere consistenza e diventare visibili, e se devono riempirlo, insaborrarlo continuamente, ingurgitando il cibo e con molta acqua per poterlo vomitare e ricominciare. Questi gesti compulsivi ricordano quelli del feto, che per sopravvivere deve inghiottire, sputare, urinare una certa quantità di liquido amniotico in un certo tempo, secondo la fase della vita vitale, e deve fare una scorta in particolare prima di nascere. D'altronde, spesso, prima di vomitare, le più invisibili si guardano allo specchio e pronunciano il loro nome. Un tentativo disperato di iscrizione soggettiva della propria esistenza prima della nascita. Non dimentichiamoci che durante tutti i cambiamenti perdiamo l'immagine di prima per acquisire una nuova immagine. Queste pazienti ci rivelano in questo modo che soffrono come le isteriche
di reminiscenze della loro infanzia, ma anche della vita fetale, e che provano una grande difficoltà a percepire una continuità della loro presenza per iscriversi soggettivamente nell'esistenza e nella discontinuità simbolica del tempo. Con questa nuova chiave di lettura ho cercato di trovare un significato alle loro crisi di bulimia, ascoltando i loro gesti, lapsus, propositi e sogni ricorrenti. In effetti, queste donne utilizzano le stesse espressioni quando descrivono i loro sintomi, come mangio per uccidere mia madre, e fanno gli stessi lapsus invertendo sistematicamente l'ordine delle generazioni tra la nonna, la madre e la madre e il bambino, come mia madre è morta prima della mia nascita, oppure quando sono morta alla nascita. Hanno sovente la percezione in senso inverso dell'immagine riflessa allo specchio, quando esclamano vedendola, è mia madre, o dell'appartenenza al loro braccio destro, quando dicono la mano che mi abboffa è quella di mia madre. Questi elementi chimici mi hanno fatto pensare che queste pazienti si sentono ancora appartenere al corpo della madre come prima della nascita e soffrono di disturbi del riconoscimento del loro viso e della mano destra, ma anche di un deficit della percezione del loro corpo dal busto in giù. E ripetono continuamente cose come queste cosce appartengono a mia madre, come il resto del corpo. In questo modo ho potuto accorgere che essi, come anche i pazienti neurotici, soffrono di forme di agnosia di cui non sono consapevoli. Questo termine neurologico definisce dei deficit dello schema corporeo che inducono nel soggetto sia una difficoltà a riconoscere una parte del proprio corpo, sia l'impressione che il corpo non gli appartenga. In questo disturbo è necessario toccarsi per vedersi. Noi sappiamo che i bimbi sotto i 3 anni non si percepiscono senza la vista, come ci diceva François Dolto, e possiamo aggiungere senza lo sguardo di qualcuno. Per esempio, quando hanno i guanti, non riescono a percepire le loro mani, è come se fossero volate via. Ho delle pazienti che durante la seduta hanno la sensazione di perdere un piede o una mano. Si direbbe che siano restate fissate a quest'epoca della loro vita. Possiamo capire meglio l'origine della loro angoscia. In effetti, se non riescono a percepirsi, avendo la sensazione che il loro corpo appartenga ancora alla madre, come possono sopravvivere una volta separate? Per loro, la sensazione soggettiva di avere un corpo è sostenuta solamente dall'angoscia di perderlo definitivamente e sparire, come una luce che si spegne, dal momento in cui non sono sostenute da uno sguardo proiettore che le tocca sentire. Le crisi bulimiche servono quindi a misurare il tempo e durante l'intervallo tra una crisi e l'altra, queste donne sono dilaniate da un sentimento di vacuità e di solitudine. Il pensiero fissato continuamente sul cibo mi è parso simile a quello dei narcoli, che rifugiati su un'isola e dimenticati da tutti da tanto tempo, mantengono ancora un forte desiderio di sopravvivenza e continuano ad aspettare un improbabile soccorso. In altre parole, si comportano come se fossero condannate a restare nel corpo materno, non potendo immaginare una continuità dopo la cifra della nascita. Ma come noi vedremo, come diceva Freud, c'è molta più continuità tra la vita di Caterina nella prima infanzia di quanto l'impressionante cesura della nascita potrebbe farci credere. Citazione. La loro crisi di bulimia rivelano dunque delle reminiscenze fetali, delle agonie primitive, come li chiamava Nico, e tradiscono un desiderio di sopravvivere e non di morire, come si potrebbe pensare. Per poter capire questa reazione di sopravvivenza e di soddisfazione sessuale mediante la compulsione orale, dobbiamo ritrovare il primo Freud con le pulsioni di autoconservazione dell'io e l'apparato di impossessamento orale cannibalico, le Martingale apparat, che è il più arcaico dal punto di vista ontogenetico. Ma noi sappiamo che il feto, come le bulimiche, si riempie e si svuota non per soddisfare la fame di cibo. Quindi possiamo pensare che l'essere umano, dotato di linguaggio, fin dall'inizio della vita, cerchi di appagare l'appetito più arcaico di parola e di amore, attraverso la capacità muscolare di inghiottire con il liquido amniotico le parole della madre. La crudeltà della pulsione di possessione
addestramento permette, con la funzione muscolare, di soddisfare il piacere di autoconservazione con il piacere olfattivo e la funzione visiva o scopica primordiale, che spingono il feto ad annusare e guardare la voce della madre incorporata per sentire delle emozioni, percepirsi in movimento e mantenersi in vita. Possiamo quindi pensare che già prima della nascita il soggetto, per sopravvivere, è totalmente dipendente dall'attenzione, dallo sguardo, dall'amore e dai significati materni. E si può supporre che bulimico e anoressico abbiano sofferto di mancanza di attenzione e di sguardo prima di nascere. In questa ottica ho cercato di capire la funzione e il significato della crisi e mi sono accorta che emergevano con intensità all'inizio dell'analisi, nei momenti di cambiamento e soprattutto verso la fine, accompagnate spesso dai lutti ricorrenti. All'inizio dell'analisi alcune sognavano di essere divorate da un'enorme bestia feroce che genera un coccodrillo. Quando la fine si profila, molte assistono impotenti al sequestro e l'omicidio di un bimbo di cui il corpo non è più trovato. Oppure vedono nel sogno la loro bimba che, caduta dalla nave su cui stavano viaggiando, affoga nell'oceano in tempesta sotto il loro sguardo. Oppure la sognatrice stessa che sparisce, trasportata dai flutti di uno tsunami che distrugge tutto al suo passaggio, compresa la memoria di tutto quello che è successo in analisi. Ma spesso nel sogno la radio annuncia solamente l'arrivo del tsunami e a due riprese, in corso di analisi e la fine. Anche l'incubo del sequestro e o dell'omicidio del figlio, che ritroviamo sovente con dei pazienti artisti, si può presentare in due tempi e ci dà per indizi più indizi sul fantasma della sparizione del corpo del bambino come una serie poliziesca. Nel primo tempo il sognatore ha l'impressione di essere stato testimone e complice dell'omicidio di un bimbo di cui ha dimenticato tutto: il viso, il nome, il sesso e il nome e il viso degli assassini, la data e il luogo, e di cui non c'è più alcuna traccia. Il cadavere è sparito e nessun avviso di ricerca è stato lanciato. Nel secondo tempo, verso la fine dell'analisi, il sognatore ritrova il cadavere nascosto che può essere finalmente identificato e sotterrato come nel film di Antonioni Blois. Questi incubi ricorrenti esprimono dell'angoscia di morte e di annientamento soggettivo che svelano l'esistenza di un legame fusionale originario molto intenso e di un trauma particolarmente violento vissuto con la madre durante la prima separazione. Ma nell'incubo dello tsunami assistiamo prima alla sparizione del sognatore e poi alla fine dell'analisi alla sparizione dei due protagonisti e l'oblio, la tavola rasa di tutto quello che è avvenuto durante la cura. Questa amnesia dell'analisi, fenomeno riscontrato già da Freud, ma rappresentata già durante l'analisi da questi pazienti, ci svela che la reazione originaria è in atto alla fine dell'analisi, a causa di angosce inconsce, intrise di rappresentazioni insopportabili di morte, di annientamento. Blanche, una paziente bulimica e anoressica, si definisce una spugna che si impregna facilmente dei ruoli che deve recitare. Tale metafora è ricorrente nelle pazienti che si sentono invisibili, giacché per rimediare alla loro assenza di percezione, per prendere forma, si imbevono letteralmente del modo di essere degli altri. Per questo motivo, durante l'analisi, sono dipendenti dallo sguardo, dall'ascolto, addirittura dal corpo dell'analista, in quanto agiscono i loro fantasmi inconsci invece di pensarli e suscitano in quest'ultimo, nell'analista, con le loro parole, il tono della loro voce e il loro aspetto, le emozioni che loro stesse non possono provare. Le pazienti più invisibili, per cancellare l'angoscia di annientamento, si impongono nel setting della cura con il loro profumo che impregna tutta la stanza per attirare l'attenzione e talvolta per invadere lo spazio dell'analista. In questo modo arcaico tentano di inebriare l'analista per sedurlo o per accecarlo in modo da potersi nascondere in caso di pericolo.
Blanche era riuscita durante il primo appuntamento ad allontanarmi dalla seduta e ad appropriarsi del mio tempo a mia insaputa. Ripeteva con me quello che viveva con la madre. In questo modo queste donne, durante l'analisi e soprattutto all'inizio, provano un godimento arcaico legato al piacere di essere vive e visibili, di riconoscersi e di essere riconosciute attraverso l'odore come un neonato, nella speranza che una traccia del loro passaggio possa restare incisa per sempre nella memoria dell'analista, come su una lavagna magica. Freud utilizza questa metafora per illustrare come funzionano la percezione e la memoria. Una superficie recettiva sempre riutilizzabile, come una tavoletta di resina, e un'altra che mantiene le tracce dell'iscrizione come un block notes normale. Freud sottolinea che è proprio la discontinuità del sistema preconscio-conscio a fondare la rappresentazione del tempo. Queste donne incise nel niente non possono simbolizzare la discontinuità del tempo, quindi quando non sono viste, non esistono. Con Blanche ci avviciniamo alla resistenza più tenace dispiegata dalle bulimiche e dalle anoressiche. Per conservare il controllo del tempo nel transfer, per mantenersi nel tempo sospeso, si annientano e si impregnano del corpo e del tempo dell'analista, immergendosi nel suo inconscio. Realizzano quello che chiamo un transfert divorante. Transfert divorante. Modalità di transfert delle cellule e anoressiche che riattiva il legame fusionale primordiale madre e feto. Transfert placentale. Per dottor, l'immagine respiratoria è il luogo delle immagini di base. L'immagine respiratoria è l'immagine inconscia del corpo. La più profonda in quanto da comunicazione ossigenante, ci tiene in vita, è l'immagine più arcaica in quanto è la placenta, che domina durante il sonno di tutti noi, dice Dottore. Il transfert placentale è quindi il transfert più profondo che può provocare durante la cura l'addormentamento dell'analizzante e o dell'analista. In guisa di metafora ritroviamo un'analogia di questa modalità di resistenza in biologia con le spugne abissali, alcune tra le forme di vita più arcaiche, che sopravvivono distruggendosi e riproducendosi molto rapidamente. Per natura immobili, esalano vapori tossici per proteggersi dai predatori. Alcune, a causa della povertà dei fondali oceanici, hanno sviluppato una strategia da carnivoro che sfrutta la tecnica del velcro. Ghermiscono con le loro unghie le appendici della loro preda, l'avvolgono con la loro pelle e poi la rivolano. Questi sono fantasmi presenti nelle bulimiche, come quello di crearsi, grazie al grasso, una doppia pelle che le protegga. Possiamo supporre che tutte queste donne siano animate dalla convinzione di essere eterne e che la loro capacità di distruggersi, di scomparire e rinascere in ogni momento sia il fantasma femminile più arcaico. Forse è un fantasma femminile, perché nella donna gli ovociti si formano già durante la vita fetale. Nel corso degli anni ho potuto osservare che le pazienti incinte delle donne incinte che non sono in analisi avevano la stessa successione di incubi delle pazienti bulimiche anoressiche che spesso non avevano ancora figli. Ma con le pazienti ho potuto osservare che la successione degli incubi aveva un ritmo, pazienti incinte, che la successione degli incubi aveva un ritmo più preciso, quelli di divorazione appaiono al concepimento e durante il primo trimestre. Quelli di omicidio, sequestro, sparizione del bimbo o annuncio dello tsunami alla fine del secondo trimestre. Quelli di annegamento o arrivo dello tsunami durante il terzo trimestre nell'imminenza della perdita delle acque. Questa serie di osservazioni cliniche mi hanno fatto intuire che le donne vivono dei cambiamenti traumatici durante la gravidanza legati a delle trasformazioni legate al tsunami completo e a dei godimenti eccessivi che non possono essere simbolizzati.
Propongo quindi l'ipotesi che il sintomo delle anoressiche bulimiche è provocato da reminiscenze di traumi vissuti dalle madri e trasmessi al feto durante dei momenti di trasformazione di quest'ultimo, in cui una perdita reale di immagine del corpo fusionale, che hanno dato un'intensa soddisfazione e un eccesso di godimento, restano indicibili e producono un buco nel simbolico, come direbbe la cosa. Durante la cura, ascoltare i significanti, il respiro, il tono e il timbro delle parole del paziente e nell'acquecuto scolpire la pietra, secondo il ritmo dei silenzi, mi hanno permesso di pensare, parola che viene dal latino pesare, questo trauma originario. Si tratta per le pazienti di un dolore invisibile, neologismo creato da loro stesse, risultando dalle contrazioni tra indicibile e invisibile. Il terrore del crollo, concetto di Winnicott, e gli incubi di morte e di catastrofe naturale durante certi momenti critici dell'analisi mi hanno confermato l'esistenza di un trauma originario che situo alla fine del sesto mese, quando il legame feto-madre si trasforma radicalmente perché il bimbo è in grado di vivere staccato da donna. A 24 settimane il feto comincia a sentire i rumori e le voci esterne, la voce grave del padre, apre gli occhi di un colpo e può situare i movimenti della testa nello spazio e quindi si sente precipitare con violenza quando ha la testa in giù per la prima volta durante questo passaggio. Questa caduta è la prima esperienza che può essere traumatica vissuta nel sistema preconscio-conscio del feto, pur non essendo la prima esperienza traumatica vissuta dalla diade del concepimento. Ma dobbiamo notare che il feto, durante questa prima caduta, perde per sempre la voce pura e esclusiva della madre, che chiama la voce interna, che ritmava la sua vita finora con i battiti del cuore e il fruscio rumoroso della placenta. In effetti, l'irruzione della voce grave del padre rompe per sempre la continuità originaria, operando la prima irruzione del padre, quella della con, e la prima castrazione simbolica della madre, come direbbe tutto. Per questa ragione penso che per il bimbo sia l'esperienza traumatica originaria che lo costituisce come soggetto individuato. Ma il bimbo e la madre possono viverlo solo nella precù, perché quando avviene, né la madre né il feto ovviamente avevano la capacità di valutare questa prima perdita che è inconscia e che determina la prima separazione. L'aspetto traumatico di questo passaggio è provocato dall'eccesso di godimento e dall'angoscia sentiti dalla madre dopo un disimpasto brutale delle pulsioni sessuali e di autoconservazione che si esprimono per alcune donne con dei sogni incestuosi molto violenti. Possiamo dunque pensare che viviamo tutti, prima della nascita, un'esperienza terrificante, simile a un tuffo nel vuoto, seguita da una sensazione di annientamento dovuta a una perdita brutale di immagini del corpo che ci avevano portato fino a quel momento. È la forte variazione di energia nel sistema preconscio-conscio che causa la sensazione di caduta. Questo primo disastro, letteralmente caduta dell'astro, da cui viene il termine desiderio, è generalmente sotterrato dalla emozione originale. Possiamo osservare che se questa prima separazione, che implica la sparizione dell'oggetto fusionale, è negata dalla madre, in seguito tutte le separazioni resteranno impensabili per il bambino. In effetti, alla fine della gravidanza, la madre cerca di intrecciare i 3 chili di lana a disposizione, simbolico, immaginario e reale, e cerca di rattoppare il buco lasciato dal bambino scomparso. Durante il terzo trimestre, i genitori si identificano totalmente con il bambino e con i propri genitori, ricreando legami fusionali incestuosi. Il bimbo non esiste più in quanto tale, si è assentato per tornare alla nascita. Quindi, per continuare a farlo esistere, la madre deve continuare a rappresentarselo, annodando di continuo tutto ciò che sente, pensa e desidera sul bimbo fusionale sparito per sempre, che può continuare ad esistere.
resistere solo grazie alle sue reminiscenze, come direbbe Bion, e i suoi sogni, le sue fantasie e i suoi fantasmi. Prima del parto dovrà di nuovo attraversare ed elaborare delle perdite della propria madre e del bimbo fusionale incestuoso con cui è totalmente identificata, per poter mettere al mondo un bimbo in uno spazio potenziale diverso dal suo e da quello della sua propria madre. Ma se si è dimenticata del bimbo fusionale scomparso, non può più aspettare la nascita e quest'ultimo resterà nel suo ventre. Ed ecco che le parole delle bulimiche anoressiche, che si sentono dimenticate senza genitori, prendono senso. Ivan, una paziente anoressica, racconta con molta emozione che da lattante ha cominciato a vomitare il latte e a rifiutare qualsiasi cibo solido, riuscendo ad andare giù, sino all'età di 7-8 anni, solo la crema inglese preparata con amore dalla zia. In seguito ha rifiutato anche la crema inglese. Mangiava solo banane, che lo macchiava di nascosto in giardino e di cui si rimpinzava fino a vomitare. Questo ha provocato in seguito una grave allergia sia all'odore che alla vista delle banane. Quando le chiedo se ha delle idee sui motivi che la spingevano a mangiare solo crema inglese, realizza di aver sentito spesso la zia parlare sottovoce con qualcuno di suo padre, ora come di uno chef, ora come di un inglese. Ivan vomitava le parole della madre e beveva quelle della zia, che le parlava con amore, sostenendo al contempo l'iscrizione simbolica del padre assente. Il neonato beve letteralmente i significanti e riesce a discriminare due voci tramite le sensazioni e le emozioni provate. Questa integrazione e questo riconoscimento sembra riprodursi prima della nascita. Si può infatti osservare con l'ecografia che il feto di 6 mesi, così come il coetaneo neonato prematuro, può discriminare due voci e tramite cambiamenti di espressione, intensità del ritmo cardiaco e movimenti di suzione e di deglutizione, mostra la sua soddisfazione o il suo disgusto, il suo dolore o la sua angoscia, a seconda delle emozioni espresse dalla madre ad alta voce o solo col pensiero. Questo punto è importante perché mette in luce il fatto che il feto e di conseguenza il neonato non reagiscono soltanto a impressioni sensoriali, ma anche a un linguaggio già strutturato. Per esempio, il feto può subire una variazione significativa del ritmo cardiaco a seconda della carica emozionale delle parole espresse dalla madre quando si rivolge direttamente a lui o quando parla di lui a qualcuno. Ora sappiamo, grazie all'ecografia, che il feto di alcune settimane, quando la madre è molto scossa o angosciata, può produrre un singhiozzo mentre ingurgita il liquido amniotico. Insomma, sin dall'origine, madre e bambino si mangiano, si distruggono e si avvelenano reciprocamente a causa dell'angoscia. Mangiare, in greco antico si dice trare, mentre la radice trare significa droga. Possiamo quindi pensare che nella madre, al momento del concepimento, l'incorporazione di un corpo estraneo riattivi inconsciamente l'angoscia istintiva di morte e i rappresentanti delle pulsioni di distruzione. Così come suggerisce Freud, la primissima angoscia sarebbe un'angoscia tossica. La dipendenza dell'angoscia dall'angoscia tossica sarebbe dunque il rapporto primordiale di attaccamento che lega il bambino al corpo e al godimento della madre per la vita e per la morte. Ingozzarsi di liquido amniotico nelle settimane prima di nascere permette di riempirsi la bocca e di gonfiarsi i polmoni, il ventre, i reni e l'intestino, avendo la sensazione di essere pieni da scoppiare senza sentire male. Il desiderio di sopravvivere e di sentirsi esistere nell'essere umano passa attraverso il bisogno primitivo di incorporare il gusto, l'odore e l'immagine delle parole che la madre gli rivolge con una netta preferenza per il gusto zuccherino di quelle d'amore. L'odore produce un'immagine che ha una forma, un colore e un movimento ondulatorio, secondo il modello della geometria delle vibrazioni della fisica quantistica. Il feto ha la stessa mimica
sia quando ascolta le parole tenere di sua madre, sia se ingurgita dello zucchero. Sin dall'inizio egli esprime una netta preferenza per il gusto dolce, inghiottendo il liquido amniotico. Da molti anni i ricercatori pensano che lo zucchero abbia un effetto analgesico inebriante per il neonato, secrezione dei neurotrasmettitori opioidi stimolata dal gusto dolce. E quindi, durante i primi 3 giorni di vita, pompando avidamente dal seno, continua a ingoiare con avidità insieme al colostro residui di liquido amniotico, sangue e rappresentazioni psicocorporee delle parole magiche della madre ingurgitate prima di nascere, continuando così la sua identificazione mimetica primordiale. Effettivamente è stato osservato che il neonato riconosce la voce della madre e dopo 3 giorni discrimina senza fare alcuna preferenza la sua voce filtrata, sentita prima di nascere, e quella aerea, ascoltata solo dopo la nascita. In seguito, pompando ancora con un movimento riflesso il latte, fortemente impregnato di liquido amniotico per i primi 3 giorni, continua a incorporare la voce e i significanti materni con il gusto, l'odore e il colore delle emozioni e del godimento provato con lei prima di nascere. Queste osservazioni mi hanno permesso di elaborare lo schema dell'albero caporotto, immagine rappresentata da numerosi pazienti con un disegno che mi offrivano spontaneamente durante la cura per descrivere il loro stato. Si tratta di un albero con i rami verso terra e le radici verso il cielo. Questa metafora rappresenta, secondo me, un processo di retroazione funzionale della memoria del corpo che si riattiva al momento della fecondazione. Essa organizza la percezione del corpo del bimbo nel modello di percezione della nonna e della madre, ma produce anche in senso opposto un effetto di feed forward della percezione. Ma attenzione, la parola è corpo, non esiste un'azione muscolare, una sensazione staccata dal sistema dei significati primordiali. Dunque, la percezione del proprio corpo e il riconoscimento di sé si potrebbero strutturare già durante la vita fetale. In altri termini, alla nascita, il neonato avrebbe già una preiscrizione inconscia dei significati primordiali organizzati in un'enclave artistica all'interno dello spazio, del tempo e del desiderio della madre e della bambina. Per illustrare lo schema dell'albero caporotto, vi evoco un frammento della vita di Christelle, una paziente clinica. Christelle era venuta da me per una bulimia che la tormentava. Dopo 3 anni di analisi, stava attraversando un passaggio difficile per via della separazione e del divorzio che aveva avviato a causa, mi diceva sempre, di un legame troppo fusionale e distruttivo con il marito. L'interruzione delle sedute a Natale l'ha lasciata per la prima volta depressa nel suo appartamento divenuto ormai ostile. Era un inverno molto freddo e sentendosi gelata anche interiormente, aveva preso l'abitudine a dormire di immergersi in una vasca da bagno calda. Il giorno di Natale, che era anche il suo compleanno, a cui doveva anche il suo nome, mentre si trovava distesa nella vasca, si è addormentata e risvegliandosi soprassata nell'acqua fredda, era convinta di non avere le chiavi del bagno in cui si trovava. Presa dall'angoscia, ha chiesto aiuto e le sue grida sono rimaste vane. Nessuno poteva sentirla. Attorno la neve ricopriva tutto e gli abitanti del suo palazzo erano tutti partiti per le vacanze di Capodanno. Christelle è rimasta prostrata, gelata dal freddo e dallo sconforto nel buio e nel silenzio glaciale nella sua vasca fredda, in uno stato di vera confusione mentale, per un lungo momento. L'indomani, al risveglio, ha fatto un disegno e ha scritto questa poesia. Il mio territorio è diventato un albero di Natale ornato da grandi ghirlande di carta cresta. Il pino forma una cascata di rami e di fogliame. Dietro c'è un ripiego, un nascondiglio, è il territorio dell'io. Il pino è il limite preciso tra il territorio dell'io e la vasca. Se non ci fosse l'albero di Natale al rovescio,
il territorio dell'io sarebbe invaso dal ghiaccio. Le radici non possono ancorarsi in nessuna terra, in nessuna realtà. Gli altri, la mia famiglia, dal loro territorio vedono bene queste radici a nudo. In mancanza di terra, le radici possono iscriversi solo nel cielo. Se il territorio del Dio crollasse, che diventerebbero gli altri? Le radici del disegno non sono tagliate, non sono neppure mutilate, non piangono lacrime di linfa. Le radici del disegno sono semplicemente nude. Sprizzano dal suolo come una mano che tenta vanamente di attingere riserve nuove. Ma niente, questo vuoto, niente a parte il cielo senza radici. Al di là del cielo, niente. Le radici umane vorrebbero poter afferrare la terra, offrire sulla loro tomba quella manciata divinità ai morti. Ma non c'è terra. A questo punto potremmo chiederci due cose. Come mai le domestiche e le bulimiche sono restate sospese nel passato? Perché mettono in scena di continuo la loro sparizione per potersi sentire un po' presenti? In effetti la madre deve creare durante tutta la gravidanza il corpo psichico del bimbo che di fatto realmente le appartiene, come un organo effimero, come la percezione. Per integrare il bimbo nel tempo deve potersi rappresentare l'alternanza della presenza e dell'assenza del bimbo. Se il bimbo è sempre presente nel suo spazio, in un certo senso, è assente dalla realtà, dalla coscienza, il bimbo si sentirà esistere dopo la nascita, quanto più la madre ne avrà sentito la presenza e avrà potuto dimenticarlo di tanto in tanto e cercarlo prevedere se ancora vivo. Nella mia ricerca ho animato per 2 anni dei gruppi di preparazione al parto di gestanti. Ho potuto osservare che durante la gravidanza ci sono delle fasi di latenza durante le quali il bimbo non è percepito dal sistema preconcio-acconcio della madre e di conseguenza è fantasticato dalla madre come assente, morto, sparito, come tutti i loro incubi mi avevano già indicato. All'inizio della gravidanza, se i segni simpatici, termine che significa soffrire insieme, come la nausea per esempio, non si esprimono, il bimbo passa sempre di più inosservato alla nostra epoca. I fantasmi inconsci di morte e divoramenti si esprimono solo alla notte, secondo l'angoscia sentita. O è un topolino che rosicchia, o un enorme ratto, una bestia feroce, sovente un coccodrillo come le pazienti di crisi. Durante il giorno, spesso, hanno il timore di abortire, senza accorgersi, andando in bagno. Alla fine del trimestre, il sogno di trovare per caso un pesciolino rosso o un criceto morto, oppure l'incubo di scoprire in cantina dei ratti enormi, segna sovente questo passaggio critico perché biologicamente i segni simpatici della gestazione cessano di colpo. In effetti, all'inizio del 4° mese c'è una bonaccia, una calmia, perché il bimbo è appreso e la madre è ben adattata alla gestazione. Pertanto, per 3 settimane si installa un tempo di latenza che suscita di nuovo nelle madri dell'angoscia, perché i movimenti del feto non sono ancora percettibili dal suo sistema preconcio-conscio. Alla fine del 4° mese, invece, le madri giubilano, perché percepiscono per la prima volta i movimenti del bebè durante il giorno. Anche in seduta, quest'ultimo scandisce il discorso della madre in una sincronia perfetta del significante primordiale. In altre parole, si mette a muoversi molto energicamente quando è angosciata o entusiasta. Ma in generale, progressivamente, si muoverà sempre di più durante la giornata, provocando molto godimento sua madre, ma a volte un dolore insopportabile a certe donne troppo angosciate. Alla fine del 6° mese, il fantasma "ho ucciso il mio bebè" e gli incubi di assassino del bimbo appaiono e sommergono le donne più fragili, provocando a volte un parto prematuro. La nascita di un bimbo prematuro può essere intesa come un modo di salvare la vita al bimbo destinato a morire nel fantasma inconscio. Si tratta, in effetti,
del figlio incestuoso e fusionale che muore e sparisce per sempre senza lasciare traccia. Infatti, in questo momento, interviene una diffusione biologica tra madre e feto, come abbiamo visto. Questa diminuzione dell'intensità fusionale originaria comporta una perdita importante di godimento per la coppia madre-figlio. All'inizio del settimo mese, un'improvvisa cambia e interviene e di nuovo il mattino al sveglio, per qualche secondo, le madri dimenticano di essere incinta e sentono una terribile angoscia di aver ucciso il bambino inconsapevolmente durante il sonno. In effetti, durante il settimo mese, il bimbo si muove di più tra le 9 di sera e mezzanotte e le madri lo sentono di più quando sono sdraiate prima di dormire. Invece nel resto della notte lo sentono molto meno di prima perché il bimbo comincia ad avere il suo primo ciclo di sonno calmo. Durante questa fase, nella giornata, le madri possono dimenticare di essere incinta e l'angoscia di aver ucciso inavvertitamente il bimbo le spinge a cercarlo per verificare che sia ancora in vita. La madre sa inconsciamente che se dimentica troppo a lungo il bimbo, quest'ultimo potrebbe anche lasciarsi morire. E paradossalmente, come abbiamo già visto, più ella ha la capacità di dimenticarlo e di ritrovare il suo ventre nella giornata, più il bimbo avrà in seguito il sentimento di disperare per davvero. Alla fine del settimo mese, durante il giorno, questa calmia cessa di nuovo perché il bimbo scende col corpo e si tuffa per la prima volta nella gravità, impegnandosi con la testa nel bacino e si prepara alla nascita. Inoltre, in questa fase, il bimbo si muove sempre meno durante il giorno perché non ha più posto e comincia a sognare e durante il sonno paradossale, durante la notte, ha dei movimenti spasmodici dei piedi molto intensi che spariscono alla nascita, movimenti che procurano un godimento intenso alla madre. Dei sogni che mettono in scena dei delfini che vengono a salvare il bimbo caduto dalla nave mentre sta negando, nel godimento oceanico della madre, intervengono durante questa fase per annunciare l'imminenza del parto. Qualche giorno prima del parto, la madre vive dei momenti di nirvana con un ritorno di sogni a carattere tipico estremamente intenso. Ma quest'atmosfera di godimento precipita in uno stato di baby blues, che può essere anche leggero, che annuncia l'imminenza del parto. Il bimbo rivive con la madre dei momenti di nirvana già attraversati al sesto mese, ma subito dopo rivive per la seconda volta un'esperienza di caduta violenta e di liquefazione prodotte dalla perdita delle acque. Si ritrova con i muscoli contratti, la bocca chiusa, in un tunnel buio e freddo e silenzioso. Il fruscio della placenta, ormai lontana, che lo accompagnava nelle sue notti silenziose, è sparito. Si sente immerso in uno stato di vigilanza estrema, in un tempo congelato, come Cristella addormentata nella vasca da bagno piena di acqua calda, nel buio e nel silenzio. La magia gli permette di sopravvivere senza sforzo e senza dolore, ma collegato a tutti i movimenti della madre sino alla nascita, quando di colpo l'ambiente in monitor che si liquefa, come dopo un terremoto in ambiente acquatico o dopo un orgasmo troppo forte. Questo stato di letargia molto particolare, la tensione è diretto verso la voce interna filtrata dalla madre, quella che ha conosciuto fino alla fine del sesto mese, perché il resto dell'ambiente non esiste più, assomiglia a uno stato di ipnosi profonda che viene seguito al risveglio da un'amnesia duratura. Secondo dei ricercatori, durante il parto, l'ossitocina secreta dalla madre provoca un abbassamento importante della temperatura corporea del bimbo a 35 gradi. Questo gli permette di sopravvivere più a lungo, avendo meno bisogno di ossigeno, e produce un effetto anestetico che lo protegge dal dolore del parto. Possiamo ritrovare delle tracce di questo passaggio freddo e buio attraversato durante la nascita nei rituali delle pubbliche anestetiche. Evocheremo a questo proposito un frammento della cura di Mertini, una paziente bulimica che è nata 3 giorni dopo la perdita delle acque. Un giorno, a fine seduta,
Mentì si dichiara pronta a rivelarmi un segreto abietto che non ha mai potuto confidare a nessuno. Lo spavento che la traversa diventa palpabile. Dal canto mio sento che si sta avvicinando al trauma originario. La settimana successiva, il volto segnato dall'angoscia, arriva visibilmente decisa a liberarsi di un peso troppo pesante da portare. Dopo un silenzio, con voce grave e misurata, mi confessa che talvolta, nei momenti difficili, deve compiere un rituale molto speciale. Interrompe allora il racconto, riprende fiato e poi, con voce da bambina, sussurra la descrizione del rituale. In pieno giorno viene presa dalla necessità incoercibile di correre a casa, fermandosi prima dal miglior pasticcere del quartiere per comperarsi una tostata di albicocche, il suo dolce preferito. Quando è nel suo appartamento, si prepara con cura un vassoio col pasto organizzato attorno alla crostata. Poi si chiude in camera sua, accende la televisione, chiude le persiane e si allunga nuda sotto il piumino. Mi ricorda che in camera sua tutto è blu col tremare, il piumino, l'armadio, i muri, le tende. Può allora degustare dolcemente e con molto piacere il suo pasto. Durante la notte, invece, prova il bisogno di aprire le persiane per dormire con la luce delle stelle e risvegliarsi l'indomani coi primi raggi del sole. Metti aggiunge che non sa perché, ma il rituale non sfocia mai in una crisi bulimica la sera prima di addormentarsi. Al contrario, si sente bene, pacificata. La mattina, invece, sin dal risveglio, è sommersa dalla vergogna e dal senso di colpa. Terminato il suo racconto, mi guarda tremando. Questa confessione mi lascia perplessa. Sono al contempo sorpresa dall'assenza di violenza nella sua messa in scena dell'omicidio primordiale e toccata dall'angoscia e dall'espressione di orrore stampate sul suo volto e nella sua voce. Mirti lo percepisce e aggiunge con enfasi: signora, è assolutamente vergognoso e insostenibile mangiare restando sdraiata durante il giorno. Mi fa capire chiaramente che mangiare con piacere stando sdraiata in pieno giorno all'insaputa di tutti costituisce per lei un atto di rivolta che rompe un interdetto fondamentale, quello di essere in forma e viva, e quindi né morta né agonizzante. Le comunico questa interpretazione e lei continua. Ascoltandola parlare mi immaginavo in una tomba. Ma da Freud in poi, addirittura da Platone in poi, sappiamo che l'idea di essere in una tomba indica il fantasma di essere rinchiuso nel corpo materno. Le anoressiche e le bulimiche soffrono delle deficienze della vita fetale e di deficit percettivi di cui non sono consapevoli, legati a dei disturbi del riconoscimento di sé e della propria identità sessuale. Secondo le mie ipotesi, se durante le fasi critiche della gravidanza, da parte dei nonni e dei genitori, delle madri in particolare, c'è stata una carenza o un'assenza d'atti di pensiero, parole e rappresentazioni inconsce del trauma originario, il bimbo si sentirà tutta la vita inconsciamente preso nel loro spazio in un'enclave autistica più o meno. Bulimica anoressiche ci hanno fatto accedere ai fenomeni più arcaici all'opera durante la costruzione dell'alterità, una prima iscrizione in senso archeologico di tracce dei traumi della rappresentazione delle immagini perdute relative alla storia individuale della specie. La bulimia è un sintomo che sostiene per sostituzione la metafora paterna durante i passaggi difficili di trasformazione, lutto, separazione che riattivano la faglia simbolica del trauma originale. Sentire l'impatto delle agonie primitive, della sofferenza esistenziale di queste pazienti ci porta ad ascoltare in modo diverso il dolore dell'assenza che esse proclamano di comunità.
come funambole sospese nell'aria, tra il vuoto e il nulla, rischiano la propria vita ad ogni istante per poter sfuggire alla scomparsa e all'invito.